lunga tradizione che abbiamo con questa città. Dopo Milano, Roma, Napoli è la città con più librerie Feltrinelli, e ciascuna di esse ha rappresentato una tappa molto importante per il nostro percorso di librai e editori, e oggi lo riconfermiamo con questa bellissima libreria. Il futuro di questa libreria saranno le lettrici e i lettori a determinarlo, e dall'accoglienza che abbiamo avuto questa sera direi che possiamo essere molto ottimisti. È un segnale straordinario. Noi sapevamo che avremmo riaperto, avevo letto in diversi giornali la preoccupazione che Feltrinelli non tornasse, invece no, abbiamo lavorato, una grande squadra ha lavorato per più di 8 mesi a un progetto che sapevamo sarebbe stato un progetto straordinario. Aprire una libreria è un gesto importante per la comunità, perché noi vogliamo non solo diffondere la cultura ma far diventare questa libreria il centro delle discussioni, delle conoscenze, degli incontri con gli autori, quindi una giornata di grande festa. Devo dire che i ragazzi stanno rispondendo, la letteratura interessa, noi abbiamo tanti lettori giovani, sotto i 24 anni quasi il 13% di quelli che acquistano le nostre librerie online sono ragazzi giovani, e siamo più del 10% le librerie, stanno crescendo, quindi noi come Feltrinelli scommettiamo sui giovani e crediamo che anche questa libreria possa essere un luogo per loro. Napoli brulica di cultura da secoli, Napoli è stracarica di cultura. Quello che è cambiato è l'offerta di questi posti così simpatici, belli, ospitali. Ma se no Napoli era piena di librerie, che erano però degli antri misteriosi, dove c'erano, si incontravano le sette dei lettori, degli adepti. Ecco, ma è sempre stata una città che ha avuto dei lettori accaniti, appassionati. Ancora negli anni, c'erano centinaia di librerie a Napoli, una cosa che non c'era da nessuna parte. Adesso ce ne sono di meno, ma quando riapre un polmone come questo, bello. Mi ricordo che la prima volta che sono venuto qui a fare una presentazione era 2 piani sotto. Mi sembrava di ritornare nelle catacombe. Però era pieno di luce, pieno di persone, dunque erano delle catacombe affollate. Questo restyle come l'ha trovato? No? Non c'è più bisogno di andare 2 piani sotto per c'è più spazio per i libri. Prima si vendeva anche altro, invece questa è tornata una libreria punto e basta. In Napoli ci sono troppe poche librerie, la concorrenza del food è eccessiva e quindi dobbiamo fare in modo che gli spazi delle librerie vengano tutelati, e noi cercheremo di farlo nelle prossime settimane, e insieme a grandi gruppi ma anche ai piccoli librai e agli editori indipendenti cercheremo di aprire nuove librerie in città. Noi facciamo molto affidamento anche su Feltrinelli, grazie per aver riaperto qui, perché tutti dicevano non riapre più, invece oggi avete dimostrato che si riapre. Ci auguriamo che ci sia un nuovo spazio per Feltrinelli a Napoli, e noi come comune, come ha fatto Antonio, anche io farò di tutto per dare una mano per fare in modo che ci siano più Feltrinelli nella nostra città.